Conte, che ricordiamo è stato ieri riconfermato leader a larghissima maggioranza del Movimento 5 Stelle. Che cosa pensi che succederà? Ma intanto esiste un tema politico, come ha sottolineato Stefano Feltri, il tema politico c'è. Il Movimento 5 Stelle è una forza identitaria, è una forza che per vivere deve avere un motivo, un senso. Non è una forza politica che si vota anche soltanto per fedeltà alla linea, per pigrizia. Voto il PD perché una volta era il PC e perché era la sinistra. I 5 Stelle no. Quindi o hanno un senso oppure non li vota nessuno. Hanno senso i 5 Stelle da quando c'è il governo Draghi? Secondo me no. Quindi c'è sicuramente una connotazione politica, una mossa politica, c'è un vuoto, cerca di collocarci si Conte, questo è innegabile ed è anche difficile perché c'è un 20-30% di Parlamento almeno che non è da questa parte. Penso a Di Maio, a tutti quelli vicini a Di Maio che voteranno tranquillamente tutto quello che vorrà Draghi. Poi però secondo me c'è anche un tema etico molto importante, non è che va derubricata la voce Conte fa campagna elettorale, intanto ci sono le parole del Papa. Io faccio fatica a dire che Papa Francesco avesse torto quando ha detto ai politici: ma siete pazzi a pensare adesso al riarmo. L'ha detto Papa Francesco, che credo abbia una certa valenza. Dopodiché ieri ascoltavo e leggevo dei sondaggi che sono stati dati proprio da questa rete che dicevano che il 52% dell'elettorato del PD non è d'accordo con questo riarmo, il 63% dell'elettorato 5 Stelle non è d'accordo con questo riarmo e addirittura la maggioranza dell'elettorato della Lega non è d'accordo con questo riarmo. Quindi il tema c'è. E in tutta onestà, io trovo che sia anche un tema giusto, perché dire non siete affidabili se non fate quello che avevate promesso nel 2014 mi fa un po' ridere, perché nel 2014 il mondo era parecchio diverso quando fu fatta quella promessa in Galles alla NATO. Nel frattempo è cambiato tutto. E allora io mi domando, è giusto investire 13 miliardi, 13 miliardi da qui al 2024 in un investimento per spendere di più in armi? Quando abbiamo un sistema sanitario, un sistema sociale devastato, il tema politico c'è. Dopodiché, se mi chiedi Allora, una previsione, lì, secondo me lo strappo non ci sarà perché non conviene a nessuno. Ma non è che un ghiribizzo di Conte e Draghi può risolverla dicendo: i 5 Stelle non sono attendibili. Il tema politico c'è, ragazzi. È da quando è nato il Movimento 5 Stelle che rischia la spaccatura, ancora di più da quando c'è questa diarchia Conte-Di Maio. È innegabile. Che sia soltanto una questione di piccolo cabotaggio elettorale, insisto, secondo me no. Io credo che ci siano milioni di italiani, e io nella mia stupidità e nella mia ignoranza ne faccio parte, che avrebbero votato sì se fossero stati in Parlamento nella decisione di dare armi all'esercito ucraino, sperando che quelle armi non vadano ai neonazisti, battaglione Azov, eccetera, e al tempo stesso reputano che questa scelta non vada di pari passo con la decisione di riarmare tutto. Dopodiché, se io volessi fare una battuta, vi vorrei ricordare che l'oggetto del contendere nasce da un ordine del giorno che è stato proposto da Fratelli d'Italia, presentato da parlamentari come Rauti. Quindi verrebbe da domandarsi, anche da un punto di vista etico, è diventato normale, secondo voi, che il Partito Democratico voti in blocco con Fratelli d'Italia? Cioè, ci sarà un tema etico, quantomeno, oppure no? Ci rendiamo conto, come ha scritto Luca Ricolfi stamattina su Repubblica, che questa vicenda pone un quesito esistenziale, etico e morale, anzitutto dentro la sinistra? C'è una sinistra riformista che reputa che bisogna appiattirsi il più possibile verso la NATO, verso il mondo atlantista, e c'è un'altra sinistra, non so se migliore o peggiore, ma esiste, su cui si sta inserendo il Movimento 5 Stelle, più che altro Conte, che dice: siamo sicuri che questa è la strada, o se magari dovremmo per esempio Sì, ma provare a fare un Andrea, esercito quella è la europeo, sinistra che è sganciarsi in andata, qualche modo dalla è NATO? la sinistra che è andata nella prima piazza delle manifestazioni pacifiste, quella che era né con la NATO né con Putin e che ha generato così tanto imbarazzo anche nel suo, diciamo, mondo culturale largo, che la settimana successiva c'è stata un'altra manifestazione per aggiustare il tiro e dire: ci sono delle vittime, degli aggressori in questo momento e non sono tutti uguali. Allora, secondo me è un discorso molto scivoloso questo, perché la direzione in cui lo spinge Andrea Scanzi è dire: c'è un pezzo di sinistra che non è sicura in quale, diciamo, o di sinistra, centro-sinistra, di in quale blocco stare. Io credo che se si chiede però agli italiani oggi, o a molti italiani, se preferiscono stare con Putin o con gli altri, è un altro tipo di domanda, non è l'efficienza della spesa militare o le cose, è un discorso più culturale di spaccatura vera. Su questo non c'è dubbio, Stefano, su questo non c'è dubbio, ci mancherebbe altro. Ti ricordo però che i sondaggi dicono che non è così marginale questa spaccatura. Insisto, il No, allora però 52%, tiriamola se i sondaggi fuori, sono allora se veri, c'è qualcuno se che ha il sono falsi allora coraggio. no. Però se Ho c'è qualcuno capito, che ha il però il coraggio di tema c'è dire però. Putin forse non ha tutti i torti, lo dica, non nascondersi dietro le bandiere
diciamo, di questo tipo, perché se il problema è il battaglione Stefano, Azov perdonami e non Stefano, è l'assedio a scusa Mariupol Stefano, e le scusami bombe, è un'altra questione, allora, sono priorità scusami diverse. Stefano, cosa c'è? Scusami Stefano, cosa c'entra dire non sono d'accordo con il riarmo, il 2% del PIL nel riarmo, col dire in maniera sottintesa sono un po' dalla parte di Putin? No, e questo se è quello ti ho che hai detto detto che tu, io, eh. come Credo 5 Stelle, no, no, tutt'altro, io ho detto che io avrei votato sicuramente sì per le armi all'Ucraina, come ha fatto il PD, come hanno fatto i 5 Stelle, ma al tempo stesso non credo che de facto aver inviato le armi all'Ucraina significhi essere felici di dare il 2% del PIL per il riarmo perché l'abbiamo promesso 4 anni fa alla NATO. Non c'entra niente, non sono due cose legate, secondo me. No, ma questo Un conto è infatti non essere sto dicendo, sicuramente al hai messo 100% tu insieme. contrari.